Si è ritrovato tra le mani una vera e propria patata bollente il neo assessore al cimitero del comune di Angri, Danilo Avagnano. La questione è quella relativa alla realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali da parte di una confraternita. I cittadini che qualche anno fa avevano fatto richiesta dei loculi erano convinti di aver acquistato loculi di oltre 2,15 m, invece sono stati realizzati così come in realtà era previsto dal bando del comune, degli ossari di 1,80 m. Il comune quindi sta provvedendo a contattare tutti i cittadini che avevano versato gli anticipi per capire se sono ancora interessati all'acquisto. Inoltre c'è da risolvere un altro problema, perché a quanto pare la ditta che sta realizzando questi loculi non vorrebbe fornire i marmi, le lapidi che chiudono appunto gli ossari. Intanto si sta lavorando all'interno del camposanto cittadino per riqualificare alcune zone particolarmente degradate. 4 anni fa il comune praticamente ha avuto prenotazione da parte dei cittadini per loculi di 2,15 m. Invece sono stati costruiti, cioè la parte che è destinata al comune, che sono circa 144 loculi, diciamo da 90 centimetri, e altri 75 da 1,80 m. Quindi il problema è che i cittadini hanno prenotato una cosa e in questo momento il comune non ha questi tipi di misure, e quindi parliamo di loculi, anche se è un termine che è sbagliato, perché sono ossari. Ovviamente ora il comune sta contattando i cittadini che avevano richiesto dei loculi e non gli ossari per capire se vi sia ancora, insomma, da parte loro l'intenzione di acquistarli. Sì, parte sono stati già contattati, c'è stato qualcuno che ha già rifiutato, quindi con la restituzione dell'acconto che aveva dato inizialmente, altri invece che hanno dato la disponibilità di acquistare questi tipi di ossari. Il problema non è ovviamente con chi li ha realizzati, perché era chiaro fin dall'inizio che avrebbero realizzato questo tipo di loculo. Sì, il bando è stato fatto per questi tipi di loculi. Praticamente c'è solamente una delibera di giunta che nel 2014 ha trasformato dei loculi da 1,80 m in 70 da 1,80 m, li ha trasformati in 140 da 90 centimetri. Non solo, diciamo tra virgolette, ci sarebbe un'altra amara sorpresa per chi volesse acquistare questo ossario, perché dovrà provvedere poi ad un'altra spesa relativa a cosa? Diciamo che è relativa, per quello che dice la ditta costruttrice della cappella, dei marmi, no? Usiamo il termine esatto, delle lapidi che davanti, che loro dicono che non toccano a chi acquista. Questo sicuramente, da quello che stiamo vedendo al comune, da quello che stiamo praticamente accertando, dovrebbe essere un errore, e dovrebbero consegnarci sia le lapidi sia l'impianto elettrico definitivo. Quindi questa è una cosa che però nello stretto giro di tempo vedremo un attimo di risolvere il problema. Assessore, siamo in fase di redazione del bilancio che dovrebbe approdare in aula tra qualche settimana. Per il cimitero quali sono gli stanziamenti previsti e soprattutto quali interventi fin dall'inizio volete predisporre? Allora, diciamo che i primi interventi sono stati già fatti da questa amministrazione, anche grazie all'intervento di qualche privato che ci ha aiutato a spese proprie a mettere a posto delle cose che praticamente da anni non venivano ritoccate. Nel bilancio del 2015 sono stati stanziati per il cimitero una somma di 50.000 euro, per il bilancio del 2016 praticamente una somma di 150. Inizieremo i lavori praticamente dal criptoportico, saranno rifatti totalmente praticamente con l'abbattimento del muro, l'alzamento dei... Che sono pericolanti qui. E questo sarà il primo intervento che si farà nel cimitero, poi proseguiremo mano a mano fino a che non arriviamo a dove sta la confraternita della Santa Caterina, che è stata già scritta da questa amministrazione per gli interventi che debbono fare, e che essendo una cappella privata. Questi sono gli interventi primari, saranno fatti altri interventi per quanto riguarda il manto che c'è all'entrata, e per le entrate, diciamo, le due entrate principali.